Flavio Insin finisce di nuovo nei guai, questa volta per delle segnalazioni del pubblico a casa che si è accorto di un certo favoritismo da parte del conduttore. Il conduttore dell'Eredità è al centro di una polemica per quanto successo nella puntata andata in onda ieri. Il motivo? Il numeroso pubblico del quiz show di Rai 1 ipotizza che il nuovo vincitore sia protetto dagli autori della produzione. L'Eredità e le voci sul web. Dopo la puntata di ieri, del programma preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insin, sul web si è accesa una polemica che riguarda il nuovo vincitore, Juan Rainieri. Il numeroso pubblico del quiz show ha fortemente criticato le novità introdotte nella puntata di ieri. Ritorna il gioco dell'abbinamento, e c'è una piccola novità per quanto riguarda i vincitori della puntata precedente. Durante il gioco dell'abbinamento il campione della puntata precedente è escluso dalla manche e osserverà semplicemente gli altri sfidanti in gara. Mossa che secondo il popolo del web si pone l'obiettivo di favorire il campione in carica. I fan della trasmissione condotta in passato da Carlo Conti e poi da Fabrizio Frizzi non sono sfuggite le domande che sono state fatte a Juan Rainieri, apostrofo troppo semplici rispetto a quelle fatte agli altri sfidanti. La rabbia del pubblico e la novità dell'Eredità. Nello spazio scatola doppia c'è stato un altro episodio che ha scatenato l'ira del web, che ha visto come protagonisti il campione in carica e la concorrente Paola. Secondo i telespettatori, quando Juan Rainieri era evidentemente in difficoltà e quindi a rischio di eliminazione, gli autori del programma hanno scelto domande davvero difficili per la sfidante, che hanno determinato l'uscita dal gioco. Secondo quanto riportato dal sito davidemaggio.it, a partire dal 1 gennaio 2019 i quiz show subiranno una grande rivoluzione con l'eliminazione dei gettoni d'oro. I vincitori potranno riscuotere il loto premio con euro in contanti.